Vigilanti a Roma! Siete pronti a giocare? Sì! Solo una semplice regola: potete nascondervi nel colore della vostra maglietta o felpa. Buona fortuna, inizio a contare io! Via, via, via! Dove conto? Che gira! Potrei nascondermi qua, solo che non è rosa. 1, 2, 3, 4, 5. Devo trovare il colore blu, ma qui è difficilissimo. Guardate, ci sono soltanto verde, rosso, arancione, tutti i colori tranne che il blu. Quindi dovrò impegnarmi. Vediamo se qui riesco a trovare qualcosa. Un momento, guardate, lì ci sono delle palline blu. Ma come ci arrivo? Ok, forse ci sono, devo arrampicarmi. Proverò a cercare di qui, vediamo. Oh no, ma credo di aver sbagliato strada. Devo riscendere. Oh, ok, ci sono. Palline blu, maglia blu. Ora devo sotterrarmi. Ragazzi, devo trovare qualcosa di viola. Però devo fare in fretta perché sennò Matti mi trova. Qua ci sono gli spigoloni. Oh, perfetto ragazzi, guardate, qui c'è una palla viola. Come la mia maglietta. Guardate. Qui ci potete giro qui, ma non trovo niente di giallo. No, qui no. Vediamo, chi sarebbe? Il tappeto. Ma così però mi vede. No, così no. Qui no. Forse qui, vediamo. È tutto colorato, ma di giallo c'è ben poco però. Oh, che male. Cascata. Oh, ehi, Giorgia, ma te che ci fai qua? Silenzio, nasconditi perché sennò a noi due Matti ci trova. Hai ragione. Allora, guarda, ho trovato questo. Faccio come Giorgia, mi mimetizzo come un camaleonte. Così non mi vede. 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, non mi interessa contare, vi devo dire un segreto gigantesco. Lo stavamo nascondendo da mesi. Guardate un po' il premio che riceveranno i vincitori del nascondino. Dopo vi mostrerò cosa sono. Ma sono delle cose incredibili che stiamo preparando da un sacco di tempo. Ok, devo trovare un posto rosa. E sarà più difficile del previsto, anche perché sono in un posto dove sono solo specchi. Allora, oh no, devo fare il percorso per salire lì. E tra l'altro non vedo neanche nessun posto rosa. Ora mi arrampico e dobbiamo trovare un nascondiglio. Spero di non essere la prima che viene trovata perché non mi sono ancora nascosta. Devo scendere dalla scivola, ma io ho paura. Il mio colore è più difficile rispetto agli altri. Ci sono solo il verde, il rosso, il bianco. Proviamo a cercare qua dentro. Ok, credo di aver trovato il colore che si avvicini di più al mio. Mi nasconderò dentro questa cuscinetta. È un po' difficile però. Ok, dovrei esserci. Mi ricopro con tutti questi e sono pronta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, arrivo! Allora, vediamo un po'. Dove si saranno nascosti? Dovete sapere che questo parco giochi è gigantesco ed è pieno di colori. Quindi sicuramente saranno riusciti a trovare i nascondigli migliori per vincere il mega premio finale. Ma loro non sanno che io sono il campione del nascondino. Quindi riuscirò a trovarli tutti senza problemi. Ecco, appunto. Vediamo un po' questo ponte, se lo riesco a usare per passare dall'altra parte. Aspetta un attimo, ma questo ponte ha un cappello? Voi avete mai visto un ponte con un cappello o sbaglio? Ah no, ecco, è un ponte senza cappello, giusto? Mi ero quasi sbagliato. Incredibile, Salvo, mi dispiace, ma sei stato il primo ad essere trovato. Ma come hai fatto? Ero uguale al tronco però, dai. Guarda, il tuo nascondiglio è stato così bello che ci ho messo ben 4 secondi a trovarti. Complimenti. Grazie. Per caso hai visto qualcuno nascondere? Sto qui vicino, mi puoi dare un piccolo aiutino? Matti, non ho visto nessuno, ci sono solo io qua, non l'hai visto, anzi pensavo che neanche mi trovassi. Va bene, allora andiamo a cercarli in qualche altro posto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se pensate che Matti troverà tutti in 3 secondi. Vado. No, Matti, non troverai tutti in 3 secondi. No. Qui c'è troppo silenzio. Non ci posso credere che nessuno è nascosto in questa zona. È vero che il parco è gigantesco, ma questo non significa che io non devo trovare nessuno. Ecco, appunto, questa non è una semplice piscina. Bene, allora facciamoci un mega tuffo in questa piscina, no? Nel punto più alto. 3, 2, 1. Sei impazzito! Ci sono io nascosta qui dentro!
farmi un tuffo in piscina. Vabbè, Dani, sei stata trovata. Non ci posso credere, mi ero nascosta benissimo. Ora però non ho tempo da perdere. Ciao. Ciao. Piscine, piscine, piscine. Beh, se una persona era nascosta in quella piscina, sicuramente qualcun altro sarà nascosto qui. Userò la stessa tecnica. 3, 2, 1, mega tuffo. Oh, aspetta, ma non c'è nessuno qui. Ehi, mi sono tuffato. Ah, niente da fare, ho sbagliato. Mancano sempre meno persone. Chissà chi vincerà il primo premio. Io continuo a vedere piscine qui, è incredibile. Aspetta, uno scivolo arancione. Chi è che indossa una maglietta arancione e si è nascosto qui dentro? Eh? 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 Ehi, ma dove vi siete messi? Qua non c'è nessuno. Aspetta un secondo. Ma questi cubi si stanno muovendo! Aiuto! Che cosa sta succedendo? C'è un fantasma! O forse no. Ehi, cubi che si stanno muovendo? Per caso nascondete qualcuno qui? Aspetta, aspetta, aspetta! Ah, lo sapevo! Ho visto dei cubi muoversi, mi hai fatto molta paura, te lo devo dire. Io volevo proprio vincere. Purtroppo non hai vinto e mancano solamente tre persone: Ninna, Robby e Giorgia. Dove si sono cacciati? Per caso li hai visti? No. Ok, va bene. Ninna! Ti sto prendo! Oh no, oh no! Ah, io sono il pappagallo! Ninna! Vieni subito qui! Guarda che ti prendo, Io sono un pappagallo! Guarda che ormai ti ho trovata! Non puoi prendermi! Non mi prenderai mai! Ciao, Matti! Non mi arrendo! Sono qui! Oh no! Oh, c'è un percorso! È difficilissimo! Non mi pungherai! Sei fregata! Sto arrivando! Io devo vincere il nascondino! Sono vincerai! Dov'è? Dov'è? Ah, Ninna, siamo arrivati alla resa dei conti. Mi dispiace. Ah, Giorgia, siamo arrivati alla... Aspetta un secondo! Ma ci sono due persone nascoste qui! Ninna! Hai fregato Giorgia, gli hai rubato il nascondiglio! Non volevo, ma non sapevo più dove andare. Uffa, Ninna, non mi hai fatto perdere perché mi hai rubato il nascondiglio! Scusa? Robby, non so dove tu ti sia nascosto, ma hai vinto, ok? Capito, Robby? Oh, io non ce la faccio più. Ma dove si è messo questo? Hai vinto, Robby, ho un premio per te. E 1.274. Sono queste le palline. E le ho contate tutte. Eri nascosto qui? E non era questo il gioco? Ma io mi ci sono pure tuffato qua dentro. Quando? Vabbè, hai vinto, Robby, sei il vincitore. Yeah! Vado a prendere il premio. Ed eccoci qui con il premio del primo round. Wow. Che si trova esattamente in questa scatola. Cosa sono? Scegline uno. Sceglierò questo qui. Il colore mi sembra super figo. Ok, hai appena trovato lo slime rosa di Ninna e Matti con all'interno una sorpresa. Oh, che bello, Matti, grazie. Di niente, ma adesso prova a prendere la sorpresa. Ok, ora prenderò la sorpresa all'interno. È tutto slimoso. Questo è solo uno dei tantissimi giochi e prodotti natalizi che abbiamo fatto per voi. Ho trovato Ninna, una mini 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 Ninna. Hai visto? Nei migliori negozi di giocattoli e nelle cartolerie troverete sia gli slime ma anche tantissimi altri prodotti segreti che dovrete scoprire. E sul nostro sito Ninna e Matti troverete anche i negozi di tutta Italia che li vendono, così sapete già dove si trovano. Ninna, adesso è il turno tuo, dovrai contare. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Di Ninna e Matti. È la prima volta che ne tocco uno. Quale apro? Quale apro? Questo blu. Non ci posso credere. Forse questo è il giorno più bello dell'anno. Ho trovato tutti questi slime. Meglio del Natale. Oh, guardate un po' chi c'è qua. Il piccolo Matti che gioca ai videogiochi. Questo è molto meglio del nascondino. Slime, 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 slime. Giallo non l'ho ancora provato. Slime, slime, slime. Oh, è bellissimo. Ninna,
Elena, ma si può sapere che stai facendo? È da un'ora che ci siamo nascosti. Cioè, non ci sei venuta a cercare? Hai perso! Sì, no, in realtà non l'ho perso perché ho vinto tutta questa scatola di slime. No, questa scatola è per i vincitori, no, non no. per tu che non è hai trovato mia. Nessuno. È mia! Stai barando! Guardate quanto è bello. E poi qua c'è Ninna, la devo tirare fuori. Round annullato, Ninna ha perso, non ha vinto nessuno. Io inizio a giocare con lei allora. Io no, questo è mio! Secondo me in questo round deve contare Robby. Sì, anche secondo me. Sì, sono d'accordo. Sì. Anche secondo me. No, un attimo, no, non ho capito. Almeno sai contare, però. Ci provo. Guardate che chi vince questo round otterrà un altro mega regalo, quindi nascondiamo. Vado! Sì. Allora vincerò di sicuro, così avrò io tutti i regali di Ninna e Matti. Una, due, tre, quattro. Vediamo. Posso nascondere nello scivolo. Robby sicuramente non mi troverà lì perché è un fifone. Oh, un momento, ma guarda che cos'è! Ce l'ho fatta! Mi sono messa questa maglia speciale. Guardate qui, è multicolor. Quindi posso nascondermi in tutti i colori che trovo su questa maglia. Mi vado a nascondere, io ho la maglietta gialla. Quindi posso nascondermi solo in un posto giallo. E qui è tutto verde, ma stiamo scherzando? Non ci posso credere, è tutto verde. Ma dove mi posso mettere? Non c'è niente di giallo, non c'è niente. Aspetta, forse lì c'è qualcosa di giallo. Sbircio un po', così vincerò sicuramente io. 8, 9, 10. Sono pronto a trovarli tutti in meno di 2 secondi. Guardate, 1. Ah no, sono già finiti 2 secondi. Vabbè, li troverò in poco tempo, insomma. Qui c'è qualcuno? Ah, ci sono, nella piscina. Sì, c'è sempre qualcuno nella piscina. Vediamo. Non ci credo, avevo ragione. Dai! Dai, perché hai trovato? Il polipo è giallo. Ti sei messa nella piscina, è un posto troppo scontato. Devo aspettare che Robby si sposta, così io posso scendere dallo scivolo e andare nel polipo. Ora. Vediamo subito al piano di sopra. Loro pensano che non salirei mai. E invece è quello che farò proprio subito. Robby sta salendo. Userò anche un altro trucco, perché guardate i miei piedi. Sotto il pavimento è trasparente, quindi mi basterà guardare da sopra a sotto. Sotto non c'è nessuno. Avanti neppure. Sotto nessuno. Avanti. Ma avanti c'è qualcuno. Sì, ti ho trovata. Io sono un campione, ma te la sei cavata bene. Ci credo, ho trovato anche Matti! Sto scherzando, non è Matti! Ma si può sapere dove si sono nascosti? Sarà meglio continuare a cercare. Il mio super occhio da campione di nascondino mi ha mostrato una cosa. Guardate lì! Quella lì non è una scultura! Quello è Salvo! Come hai fatto? Ti ho trovato! Ma ero uguale alla mattonella, tutto rosso! Alla mattonella? Ma le mattonelle mica hanno la punta, Salvo! Allora, mi devo sbrigare. È assurdo! Ninna è troppo forte a giocare a nascondino. Si può sapere dove si trova? Devo vedere ovunque. Ma state scherzando? Per poter proseguire devo fare questo percorso! Ma mi avevo detto che era un nascondino, non un percorso a ostacoli! Aiuto! Nessuno potrà fermarmi. Tranne un muro fatto di rete. Pensavo non ci fosse niente, invece... Ragazzi, guardate cosa ho trovato! No, mi hai trovato! Non ci credo! Devo fare più in fretta perché altrimenti non vincerò mai! Ciao, Ninna! Un secondo. Ninna! Ti ho trovata! Ma come ho fatto a non vederti prima? Sei cieco, secondo me. E adesso rimane soltanto Matti. Ma ho girato già tutto questo labirinto e non l'ho visto neanche una volta. Quasi quasi mi arrendo. Oh, ce l'ho fatta! Matti, ti consegno il tuo regalo, cioè il mega gigante bellissimo puzzle di Ninna e Matti. Aspetta, guarda. Oh, non ci credo, ma è difficile da costruire. Ma no, anzi, è divertentissimo, guarda un po'. Ma è davvero un puzzle gigantesco? Sì. Ho trovato i tuoi occhi. E guarda qua, abbiamo già formato un pezzo. E anche questa volta ho vinto un super premio. E vai. Questo è mio. Aspetta, no, Ninna. Mi dispiace. Ringraziamo Felicilandia Roma per aver ospitato il nostro bellissimo nascondino.
È stato super divertente!